Dire perché ho accettato con grande piacere questo incontro qui a Carrara. Intanto perché sono già venuto qualche anno fa quando si è parlato della città e già allora fu una grande gioia essere qui con voi. Poi perché è sempre bello rispondere alle chiamate di Remo Bodei e poi perché il tema è straordinario. Dunque io non per rispondere a questa domanda, ma per puro caso ho cercato di rispondere a questa domanda con un libro che sta uscendo in Brasile e che uscirà in Italia a gennaio. Questo libro che si chiama Mappamundis è l'analisi di 18, di 15 modelli di vita nel mondo. Il modello indiano, il modello cinese, il modello giapponese, il modello musulmano e così di seguito, e il 15° capitolo è proprio sul Brasile. Analizzo questi modelli di vita sulla base di una serie di parametri e devo dire con tutta oggettività, diciamo, basandoci sui dati obiettivi, non c'è dubbio che il modello Brasile non so se si può dire sia il migliore in assoluto, ma sicuramente il meno peggio dei modelli che avrebbe a disposizione un ragazzo che oggi nascendo potesse scegliere dove nascere. Ecco, diciamo che la conclusione del mio libro è se puoi scegliere, scegli il Brasile che ti conviene e conviene anche al Brasile. E quindi ora ci dirà perché. Sì, io vorrei parlarvi del Brasile sotto tre punti di vista. Uno, come il Brasile come scoperta. Il secondo punto di vista è il Brasile come invenzione. E il terzo è il Brasile come elogio dell'umanità. Cercherò di raccontarvi la storia del Brasile come fosse una favola, però cercando di non mettere nulla di fabuloso. Cioè tutto di estremamente storico e reale. Se voi leggete i libri di storia sul Brasile, anche i grandi libri dei grandi storici, iniziano tutti con il 1500. Cioè prima del 1500 il Brasile non esiste. Oggi ho avuto la fortuna, la gioia di visitare le cave, quest'opera straordinaria che sono le forniture di materia prima di tutti i grandi capolavori del mondo. Guardando le cave si vede Bernini, Borromini, si vede Michelangelo, si vedono tutti quelli che hanno lavorato e hanno dato capolavori con questa materia prima. Bene, quando Michelangelo era qui a Carrara, proprio in quegli anni veniva scoperto il Brasile. Quindi in qualche modo per la maggioranza dei libri, sbagliando, ora dirò poi perché, mentre la nostra preistoria si ferma in Mesopotamia e quindi la nostra storia di 7.000 anni fa, la preistoria del Brasile è avanzata fino al 1500 e la loro storia sarebbe cominciata nel 1500. Cominciata come? A un certo punto, per una serie di vicende, arriva in Brasile, forse, perché neppure questo è troppo certo, arriva proprio nel 1500, arriva un navigatore portoghese, che è Cabral. Cabral arriva con pochi uomini, però armati, e trova un Brasile che è grande come quello attuale, ovviamente, cioè 28 volte l'Italia, ma che è popolato. Si parla di 3-5 milioni di indios, che quindi in questa terra sterminata sono praticamente una densità demografica bassissima. Questi indios sono delle persone estremamente pacifiche, sono nudi perché non c'è bisogno di vestirsi data la temperatura, non lavorano, non hanno mai lavorato perché tutto quello di cui hanno bisogno, è a portata di mano. E perché non c'è ancora la pubblicità della Coca-Cola e quindi quando hanno sete pensano all'acqua, non alla Coca-Cola e sono disponibili a dare qualunque cosa. Cosa fanno in cambio i portoghesi?
stuprano le donne, ammazzano i più deboli e i più forti li costringono a lavorare. Ora, per gli indios lavorare, non dico che è come far lavorare uno come me napoletano, ma è una tragedia immane, cioè fare delle cose a orario fisso, in luoghi fissi, con un guardiano che ha la sferza e quindi picchia sodo ogni volta che ne sente il bisogno. Qualche anno dopo, siccome gli indios sono così dispersi e i portoghesi sono pochissimi, perché stiamo parlando di non più di 300 persone e gli altri sono 5 milioni, e queste 300 persone non vanno neppure troppo d'accordo, si sente il bisogno di chiedere all'imperatore portoghese di mandare un governatore. Il governatore arriva in Brasile con questa volta 400 persone, però con dei cannoni naturalmente e con dei cavalli, che sono l'animale che più terrorizza gli indios, questo animale enorme che non avevano mai visto prima, su cui si può cavalcare e quindi diventare molto più potenti. Quindi uomini pochi ma potentissimi, perché armati di armi da fuoco e forniti di cavalli. Ma la cosa più interessante è che tra questi 400 che arrivano in Portogallo, in Brasile, sono quasi tutti avanzi di galera, a cui è stato detto: se non vai in Brasile hai l'ergastolo, la pena di morte, quindi ti conviene andare. Ci sono però tra questi ci sono sei personaggi diversi, sono sei gesuiti e sono guidati da padre Nobrega, che è un 32enne estremamente intelligente, estremamente motivato, appassionato. Tenete conto che mentre loro arrivano in Brasile è ancora vivo Sant'Ignazio di Loyola, quindi c'è ancora un legame diretto con il fondatore. Cosa vengono a fare i brasiliani e i gesuiti? Vengono a convertire gli indios, cioè i portoghesi vengono per prendersi le ricchezze materiali, i gesuiti vengono per prendersi le anime, naturalmente con tutte le buone intenzioni, però non certo alla pari, diciamo, ad armi pari con gli indios. I gesuiti cambiano completamente la storia della colonizzazione, perché si mettono dalla parte degli indios e per dare forza agli indios creano delle grandi fazende, che sono anche come dei grandi castelli. Ne creano addirittura 33 tra Brasile e Paraguay, e in questi enormi villaggi ci sono dai 3 ai 6.000 indios. C'è un problema, che gli indios fanno molto comodo ai portoghesi che hanno fazende, e quindi avere dei gesuiti che sottraggono manodopera a queste fazende per convertire e liberare dal punto di vista europeo gli indios è qualcosa di negativo. Cosa fanno nel frattempo infatti i portoghesi? Lo stesso Nobrega fonda la città di San Paolo, ma ancora per molti anni, ancora per due secoli, il Brasile non è fatto di città, è fatto di grandi fazende, enormi fazende, grandi come l'Umbria, ognuna di queste. E i signori delle fazende, i fazenderos, non vivono in città, come avviene per esempio per il Gattopardo, che a un certo punto va a Donna Fugata, ma vivono in campagna. La città è un fatto del tutto secondario, sono piccolissimi centri, soprattutto di carattere burocratico. Servono naturalmente nelle fazende, servono dei lavoratori. Nelle fazende in un primo momento si produce soprattutto legno, poi in un secondo momento si comincia a produrre soprattutto canna da zucchero. La produzione di canna da zucchero è molto complessa e e richiede molta manodopera, ovviamente. Cosa fanno i fazenderi per procurarsi manodopera? Organizzano quelle che in Brasile vengono ancora chiamate le banderas.
se andate a San Paolo c'è un grande monumento dedicato ai Bandeirantes. Cosa sono i Bandeirantes? Sono dei portoghesi che, aiutati dagli schiavi indios, fanno battute di caccia, come in Europa si fanno battute di caccia per la lepre o per la volpe. E questa battuta di caccia, invece di avere come oggetto la lepre o la volpe, ha come oggetto gli indios. Si cacciano gli indios, ogni bandiera può durare anche 6 mesi. Ci sono state bandiere, per esempio, di 2.000 Bandeirantes che hanno riportato più di 60.000 indios schiavizzati. I gesuiti cercano di proteggere gli indios. I Bandeirantes, quando i gesuiti creano questi villaggi con gli indios, anziché andare a fare le loro battute di caccia nella foresta, che è complicato, preferiscono a questo punto andare ad assaltare direttamente le fazende dei gesuiti, dove ne trovano 3-4.000 per volta di indios. E c'è questa continua battaglia tra gesuiti che difendono gli indios e i fazenderos. D'altra parte, l'economia del Brasile ha bisogno della canna da zucchero, bisogna coltivarla. Come si fa se vengono sottratti gli indios e se gli indios non sono lavoratori particolarmente efficienti? E qui arriva l'idea degli schiavi. Si può dire, come mai i gesuiti, che sono per la liberazione degli indios, invece usano gli schiavi? E il motivo è semplice, perché gli schiavi sono di colore nero, e allora si diffonde la voce che, mentre gli indios, essendo di colore più vicino al bianco, probabilmente hanno un'anima, i neri sicuramente non ce l'hanno.